Mi sono ritrovato tipo nello stesso hotel con Lady Gaga, giuro. No, il E momento, diciamola tutta. no, no. Certo. La storia a cui volevamo arrivare è questa. Esatto. No, no, allora dico il momento magico. L'unica cosa che mi ricordo di Venezia è che a un certo punto becco nella hall dell'hotel Spike Lee. E diciamola tutta. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 135 di Tintoria. Applauso. E vai. Alla mia destra, bel ragazzo, co-conduttore Stefano Rapone, Ciao. ci troviamo. No, no, no. Cioè, se vu... però diciamo l'applauso a Tintoria e anche a Stefano, mo non lo. Un applauso così, un A po'. snodo, a voi che siete venuti qua, grazie. 135 puntate, Stefano. Come Tante. abbiamo fatto? Con molta pazienza e ancora no, meno spettatori, però stiamo lavorando Sempre, sempre di più. affinché diventino un po' di più. Senti, come stai? Bene, bene, sempre un po' Un stanco, po' però stanco. meglio. Tu stai bene? Io sto bene, grazie. E che cosa hai fatto di bello in quest'ultima settimana? Ho fatto dello shopping, ho Ah, comprato delle magliette. ok. Ne Non mi sto interessa. indossando una, vedi com'è bella questa Ma mia. vuoi che ne parliamo dopo? Dopo dici? No, non vuoi parlare adesso? Non lo so, Perché mi è venuta in mente che adesso. altro hai fatto questa settimana? Ti ricordi? Ah, sì, ne parliamo dopo, dici. Sì, facciamo questa conversazione Allora, aspetta, spontanea. No, ma che riniziamo. altro hai fatto? Ne parliamo Me dopo. la richiudo perché poi dopo dico caldo a un Ah, certo bravi, punto, così bravissimo. faccio vedere la mia maglietta. Che altro ho fatto? Sono andato al cinema. Noi abbiamo amici che hanno fatto dei film, no? Per Per esempio, esempio io domani a Latina potete tu, vedere Il domani Grande che Caldo, domani, quindi nel 13 passato, giorni fa, se state vedendo su YouTube a Latina, cioè, la potete. nostra amica Emanuela Fanelli che ha fatto il film, Il no? film E noi l'abbiamo visto? noi l'abbiamo visto, sì, perché quando uscirà questa puntata Sì, l'avremo però visto. questa settimana no, perché No. il giorno stesso dell'uscita Di del film siccità. con Emanuela Fanelli, Siccità, è uscito un altro film con altri nostri Amici, amici, sì. Il se possiamo dire, perché è uscito il film di Dragon Ball, film di Dragon Ball. che comunque Ubi Maior, chiediamo Esatto. scusa a Siamo sicuri che Virzì, Emanuela capirà. però Anzi, forse siamo offesi noi che Emanuela non abbia mollato la prima di siccità per venire sì. con noi a vedere Dragon Ball in versione originale, visto a Repubblica. E se vi chiedete com'è andare a vedere alla prima la versione originale di Dragon Ball, in giapponese sottotitolata, funziona così: tu vai in sala e tutti quanti conoscono Stefano Rapone. Non c'è nessuno in sala che non fa: "Oh Stefano, sei la mia vita!" Perché comunque un'icona per la comunità italiana di Dragon Ball. Possiamo anche dire che Una comunità italiana di Dragon Ball che vanta meno donne della stand-up comedy. esatto. Questo va Possiamo dire sottolineato. erano tutti maschi, tranne forse due persone. Tranne due Due fidanzate che amavano i propri fidanzati. Va bene, ci vengo. Sì, E bello, film molto bello. molto Film bello. molto molto bello e diverso da come uno se lo aspetta. Sì. Andatevelo a vedere se vi piace Dragon Ball, perché non è come ve lo immaginate. È diverso da come ve lo immaginate. Però il problema di Dragon Ball è che forse non gode del successo che merita, quindi mi sa che già non è più nelle sale, soprattutto quando uscirà questa puntata, già non sarà più nelle sale. E quindi io sono preoccupato che le persone Vorrebbero non vederlo, potrebbero non dici? vederlo, anche perché mi sa che verrà messo su piattaforme che non abbiamo in Italia, quindi Ah, ho servirebbe, diciamo, un tool che capito. ti permettesse di, Di così dico vederlo. una follia, di collegarti come se tu ti trovassi in un altro paese. Sì, e c'è questo tool, l'hanno inventato? Guarda, non ci crederai, ma No. proprio recentemente ho sentito parlare di questi VPN Ah, e ce ne sono tanti e ma sono aspetta, ma tutti. dove? Al sud per caso? No, no, No. perché le cose al sud sappiamo che sono, cioè, il caldo, il mare, ma non i Certo. VPN. E ad est?
Non ad est, perché con la guerra le cose da est vanno un po'... cioè, non arrivano, no. Non funzionano. Non e funzionano. A ovest... E a ovest c'è l'Oceano Atlantico e quindi... Fin niente. Quindi, niente. Dove è? A nord. Incredibile. Questo NordVPN... Ah. E ne ho sentito parlare ed è praticamente la rivoluzione, perché basta un click sì. E tu ti puoi connettere come se fossi in un altro paese e avere accesso a tutti questi database straordinari. E comunque la velocità con cui ti connetti non viene danneggiata da questo NordVPN, il migliore dei VPN per distacco. Però tu, forse noi non siamo bravi a spiegare questa cosa che adesso ci è venuta in mente, quindi sì. Dove possono andare le persone che adesso, sentendo parlare di questo miracolo tecnologico vero e proprio chiamato NordVPN, cosa potrebbero fare? Potrebbero mettere un link dove cliccare. Bellissima idea. E vedere questo. Un link nella descrizione del video dove, se la gente clicca, sì. Potrebbe scoprire che cos'è questo NordVPN, che comunque poi gli cambia la vita, diciamo le cose come stanno. Bene. Eppure questa. Eppure questa intro l'abbiamo fatta. Eppure questa piccola perla. Sì. L'abbiamo data. Che ci manca adesso? Che cosa ci manca? Tu ci sei. Io ci sono. Tu ci sei. Io ci sono. Se conti le birre, già sono di troppo. Sì. Il pubblico c'è. Direi che mancano solo le colonne portanti di Tintoria. Mancano solo gli ospiti. Quindi allora, forse senza ulteriori indugi li vado a presentare. Per favore, un grande applauso a Gero Arnone e Eliana Albertini. Sì, perfetto. Se andate istintivamente verso il posto giusto, vedete, abbiamo messo lo scotch col vostro nome. In ordine fatto cromatico. Ciao, Roma. Di soundcheck. Ah, è vero, siamo a BBA. No, non è vero, a siamo BAB. Ordine cromatico, infatti siamo verdi, ma io ho sotto una maglietta. Che maglietta hai sotto? Wow! È molto bella. È una maglietta nera, perché diciamo... L'ho comprata, è della mia band preferita. Cosa c'è scritto? Dimmi tu. C'è scritto, non ci posso credere, ma c'è scritto Rapones. C'è scritto proprio Rapones. Incredibile. Ma si può comprare, Stefano, si può comprare, questo si può comprare. Delizioso. Siamo diventati una televendita. Sì. E siamo solo all'inizio. Sì, siamo solo all'inizio. Si può comprare in questo sito che è qui in sovrimpressione. Lo questo. Oppure vedere. Chiamando a questo numero, mettiamo il numero di casa dei tuoi. Basta. Che lampeggia, io spero che quando andrà in onda questa puntata sarà online. Sì. Che mi pare Rapone Store. Mi pare, ma tu ti stai inventando le cose. Scusa. No, allora, sì. Mi pare è che. Vero, è vero. Rapone Store. Beh, questo è proprio un insulto al nostro pubblico. Rapone Store, perché store. Non sapete cos'è uno store, quindi si scrive store. Store.it. Ideo con la y.it e c'è questa. Ideo, cioè Deo. Y, quindi non H-Ideo come Ideo Kojima. No, Ideo con la y. Pensavo fosse un omaggio a no, Metal Gear. No, che cazzo. Cioè, ma è veramente questo è il link, è complicatissimo. No, guarda, sì, infatti per questo che qui in sovraimpressione da 3 minuti che sta lampeggiando. Come potete scritto, vedere. Clicca qui, se no Stefano esatto. Sta male. E Stefano, allora scusate, questo non è... Mi dici 3 canzoni dei Ramones? Ehi, oh, let's go. Ok, una. No, queste sono 3. Sono 3. Vabbè. Cinese punk rocker, 2. 2. Vai. Basta. Let's go. Questo è Stefano Rapones. Un uomo accecato dal desiderio certo. Di soldi. E vabbè, questa è una bella introduzione per i nostri ospiti che comunque sia... Che hanno fatto, se non sbaglio, un fumetto. sì. Quanto costa? Costa. Io non lo so. Ah, quanto costa? Non lo so. Costa 19 euro. Ah. Mi oh, 19 che euro. Non sono pochi, però sono 200 pagine, quindi comunque... No, infatti, è bellissimo. Questo perché io, cioè, possiamo dirlo devi adesso. Dire.
c'è arrivato per vie, ci sono arrivati dei PDF che poi vi c'è arrivato un dovete 20 euro a testa. Sì, sì. Se, col VPN poi si vedono benissimo. Col NordVPN ma da mesi quello si legge su NordVPN, sì, c'è sì. Tutta gente che però è stupendo, cioè complimenti, già l'avevo fatti prima, però è, cioè, proprio è tanto tanto bello. Che si chiama il fumetto? È un nome che è difficile da ricordare per me. Insieme. No, vi prego, lo proviamo a fare insieme. La vita della mia ex? Per come la immagino io. Cioè si chiama così, La vita della mia ex per come la immagino io, ed è edito da Minimum Fax. Salutiamo Minimum Fax. È scritto da me e disegnato dall'ottima Eliana Albertini, esce il 21 di ottobre. Quindi adesso. Quindi adesso, considerando... Per le persone a casa adesso. Ed è molto bello. E questo lo dico senza... mi è piaciuto proprio tanto. L'ho divorato, cioè non ho sfogliato, ho cliccato ferocemente, click, click, click. Grazie, come? Grazie. È, sì. Bene, è molto bello. Sì, e questo mi ha dato grande sollievo perché ho sempre paura quando vengono gli ospiti di dire speriamo che non devo dire le bugie tutto il tempo e dire oh ma è molto bello, parliamo d'altro. No, invece, però io ho un problema. Allora, a me, aspetta, prima che vi inizio a rompere il cazzo. Allora, voi siete entrambi, si può dire, fumettisti? O no, nessuno non... dei due è fumettista? No, lei tu sei illustratrice e fumettista, tu però adesso hai scritto questo... graphic novel. Sì, uguale. Possiamo graphic dire novel, fumetto per... sì, meglio fumetto. Libro a fumetti, diciamo. Libro a fumetti, va bene. Allora, io vorrei cominciare con te, Eliana. Come si diventa illustratrici di fumetti scritti da Gero Arnone? Cioè, nel senso... No, però... In generale. Cioè, no, in generale, però come si arriva al punto in cui Gero Arnone arriva e ti dice oh... non hai capito che sto a scrivere, o comunque qualcuno per lui ti dice non hai capito che storia c'è sta, la devi illustrare. Cioè, qual è... Allora, diciamo che è successo. Io già stavo lavorando delle mie cose, e stavo facendo... perché, vabbè, io già di mio scrivevo le mie storie che poi disegnavo, e ho scritto dei libri e mi interessava molto il fatto che le storie che scriveva Gero avevano molto più testo di quello che scrivevo io, e quindi già questo era un livello di difficoltà che si aggiungeva e già mi incuriosiva per il fatto di questo testo molto... Io tendenzialmente scrivo delle storie che hanno molto meno testo, ci sono molti meno dialoghi. Avevo visto, perché ho studiato, ho scoperto che saresti venuta recentemente, quindi ho studiato un po' ma non ho potuto leggere, come anche le cose hanno bisogno. Sì, sì, è uscito comunque quest'anno, è un altro libro che ho fatto, è uscito quest'anno, e quindi vabbè, questa cosa di far uscire due libri in un anno, non so quanto sia utile per la mia, vabbè, per la mia schiena, è stato devastante. Però vabbè, è successo che mi hanno proposto da Minimum Fax questa collaborazione. Io già in realtà seguivo Gero per le cose che faceva e mi trovavo molto sul piano di ironia che lui aveva, e quindi ho detto vabbè, ci sta a provare. Sarebbe stata una cosa nuova, e soprattutto per me era una cosa nuova provare a disegnare cose scritte da qualcun altro, perché ho sempre fatto le cose, ho sempre disegnato le cose che scrivevo io, e quindi sarebbe stato un esperimento disegnare qualcosa scritto da qualcun altro. Perfetto, allora già stiamo arrivando a una domanda che vi volevo fare. Quanto si rosica quando tu scrivi una storia e tu la disegni e poi cioè, immagino ci sia una comunicazione, non è che tu consegni una sceneggiatura e tu dici da qui in poi ci penso io. Cioè, adesso quanto si rosica, ma quanto c'è uno scambio, tipo io la vedevo come una cosa così, tu dici no, però io che lo disegno la vedo come una cosa cos'ha, e quanto si... Beh, allora, in realtà, cioè, quello che mi arrivava di scritto... Cioè, io ho accettato questo lavoro perché quello che mi arrivava di scritto già me lo visualizzavo molto bene a livello di tavole, e quindi ho capito che in questa cosa potevo metterci del mio in maniera molto naturale, e la comunicazione era molto fluida su questo piano, e quindi ho detto beh, questa cosa può funzionare, se no insomma sarebbe stato difficile anche per me accettare questa collaborazione. E già quando mi arrivavano le cose scritte, sì, vedevo già come
per me, boh, mi sembrava facile la trasposizione in disegni e infatti, boh, la comunicazione ha funzionato molto bene alla fine, cioè, sia sulla mia, cioè, sulla mia trasposizione in disegni e poi comunque quello che restituivo era accolto abbastanza, non c'erano troppe modifiche da fare, quindi andava bene. Ma ti è arrivato come sceneggiatura oppure come semplicemente, cioè con anche le inquadrature così, oppure era solo... Beh, alla fine testo. C'era anche un po' di indicazione. Sì, allora, tu calcola che io non leggo fumetti, cioè io non ho mai letto fumetti, a parte quelli di Gipi, che è un mio amico, io non sono un lettore di fumetti. Salutiamo Gipi, amico. Salutiamo del podcast, Gipi. Dovrebbe venire a primavera 2024. Ma guarda che se glielo dici viene, eh. Però tipo io di base sono uno sceneggiatore, autore televisivo, e quindi ho scritto su Final Draft tipo sceneggiatura di film, molte delle storie, sì, più esatto. Era proprio interno, salotto, okay. Giorno. Con le inquadrature eccetera eccetera. E poi alla fine i fumetti sono dei film, certo. Fatti con la carta e con le penne, cioè, esatto. Per me, io l'ho sempre presa così come cosa. E lei è stata bravissima perché a un certo punto si è ritrovata con 620 pagine di sceneggiatura, è stata bravissima in alcuni punti a rendere in maniera grafica delle cose che erano chiaramente cinematografiche. E quindi abbiamo bisogno magari di tempi più lassi, insomma. Sul fatto che dicevi tu, l'unica critica che l'ho fatto è che in pratica in un paio di racconti appaio io, Gero, e l'ho detto fammi meno bello, ma non per un discorso di modestia, ma perché se poi sono troppo figo e la gente mi vede live, certo. Dice, capito? Cioè, ma questo è un altro. Sì. Esatto, il modo in cui siamo arrivati, cioè il modo in cui io e Leana abbiamo iniziato a collaborare è perché in pratica tipo un anno e mezzo fa Minimum Fax mi chiede di scrivere questo libro comico sul femminismo dalla prospettiva di un maschio bianco etero cis di cui io sono massimo esponente. E io all'inizio come un coglione ero pure, cioè, mi sono sentito pure un po' lusingato di questa cosa, perché in realtà è un trappolone scrivere un libro sul femminismo, capito? Certo. Perché come fai sbagli, cioè se sei troppo accondiscendente sembri retorico, se invece sei troppo provocatorio magari scrivi cose che manco pensi per il piacere della battuta, quindi era, e quindi di base all'inizio ho fatto quello che faccio sempre quando mi arriva un lavoro difficile che non so come affrontare, cioè faccio finta che non sia accaduto e per tipo 4 mesi non ho fatto niente. Tranne una cosa, fin dall'inizio, ho chiesto a Minimum Fax se era possibile avere una fumettista donna, sia perché sta roba mi ritornava utile per una cosa che succede nel libro, sia perché qualora ci fosse una polemica userò lei come scudo umano, certo. Per dire ehi, guardate, c'è donna. E quindi Minimum Fax, nella persona di Carlotta Colarieti, che salutiamo qui nel pubblico, mi ha proposto Eliana, che io non conoscevo perché non conosco i fumetti, e ho visto subito che era bravissima. Tra l'altro lei fa la super modesta, ma con il libro che è appena uscito, anche le cose hanno bisogno. Lei ha vinto tipo da poco il Treviso Book Festival come miglior artista, è molto brava, quindi guardate. Un applauso. Alla vittoria. Che bello è vincere. Allora, poi se vuoi ci dici chi sono i perdenti di quel festival, a cui hai potuto dire oh raga quasi, però ci vediamo qua l'anno prossimo, io giuria e voi vermi. No, vabbè, forse non credo sia così la scena. Comunque ci tengo a dire che non è un libro sul femminismo, cioè dice, ah, che palle, cioè, in realtà il femminismo è un pretesto per raccontare le storie che ci divertivano. Cioè, quindi in realtà si parla di femminismo, ma in realtà sono storie d'amore, principalmente. Storie d'amore terribili, però... Beh, no, la verità, però... Eppur molto belle. No, dicevamo prima che riesce a... Sono storie d'amore terribili, però fa anche ridere. Cioè, nel senso... ci sono contemporaneamente... Ma fa anche riflettere. Fa ridere, anche riflettere, fa riflettere, anche piangere, però tutto insieme... Cioè, si vede sia nei disegni... Eppure i disegni sono sia divertenti che tragici, che cupi, e è molto bello. Quindi... Ma infatti quali sono le cose in cui tu hai detto è meglio farla così e quindi dall'idea sua è cambiata con un'idea tua? Beh, allora, ci sono certe cose che mi hanno dato... Vabbè, posso dire la cosa di Jack...
Che, cioè, vogliamo cioè, fare lo spoilerone. Oddio, si può? No, quello no. No, ok. Spoilerone. Vabbè, c'è un personaggio del libro che io me lo sono visualizzato come Eric di Rossana. Ah, sì, sì, e io, cioè, in quel momento lì ho detto, io lo devo disegnare così. Sì, sì, stupendo. Sì. Infatti ci stava... E, cioè, io non me lo immagino in nessun'altra maniera. Infatti anche quando... Cioè, quando avrò l'occasione di rivedere nella trasposizione cinematografica, che ancora adesso non diremo, cioè, penso che mi visualizzerò quella scena in quella maniera lì. Cioè, la prima che mi viene in mente è quella, però ci sono state abbastanza... Sì, cioè, sono state tutte queste cose che mi hanno fatto dire ok, potrei disegnare questa cosa perché ci sono tutte... questi elementi che mi rimandano a certe altre cose che avrei voglia di disegnare e quindi quello è stato la cosa che mi ha fatto scattare la voglia di disegnare questo libro che comunque diciamo è 200 pagine. Quanto ci vuole disegnare? Oddio, in questa circostanza diciamo che ho messo un po' il turbo e quindi... Cioè, aprile ho realizzato che avrei dovuto disegnare tantissime pagine e poi da lì, che dire, è finito a luglio e quindi facendo i conti. Aprile, giugno, luglio, 3 mesi. No, 3-4 mesi, ecco. Maggio. 5 mesi. Volevo fare scrittoria splaining, però... Non crede nel mese di maggio. No. 5 mesi molto intensi. No, e poi tipo sulla sua capacità di trasporre la sceneggiatura, devo dire che allora io all'inizio quando ho scritto avevo la sindrome tipica da sceneggiatore a basso budget, no? Sceneggiatore di film, di cortometraggi, cioè quando tu scrivi una sceneggiatura inconsciamente pensi ai costi di produzione di quello che devi mettere, cioè tutto, capito? Quanto. Quindi capito, cioè se tu devi scrivere per un film o per un cortometraggio senza soldi, non metti in scena anche, che ne so, un matrimonio, perché un matrimonio sono 50 comparse che fanno gli ospiti, il catering, eccetera, eccetera. Quindi quando scrivevo questa roba all'inizio era tutto ambientato in una stanza. Beh, effettivamente io ho ambientato tutto in una stanza. Poi ho fatto questo scatto mentale, ho capito, no, cazzo, qua lei può mettere in scena veramente qualsiasi cosa, e quindi poi a un certo punto c'è una storia in costume, ci sono viaggi nel tempo, ci sono esplosioni, mostri volanti. Però poi ho ridotto comunque tutto. Ci sono dei cameo di personaggi. Ci sono dei cameo di personaggi. Personaggi, posso dire, straordinari. alcuni mancano però, purtroppo. No vabbè, cioè parli del personaggio storico. Sì, sì, sì. Vabbè, quello là possiamo dirlo. Quello storico. Dillo tu, Rapone. Lo dico io, il personaggio preferito. un amico del podcast. Che comunque speriamo che non si offenda per essere... Un amico del podcast. Che non si offenda, no? Penso no. Sia no, è morto. No, no. No, cioè appunto. Certo, non si offenda. Magari... Nell'aldilà, dici. No, visto no. Che comunque tante persone... Stefano, sono... ma di chi stiamo parlando? No, stiamo parlando non di chi pensate, ma... No. No, di un di una grande persona, vero. Cioè, persona, sia, possiamo dire, una persona calva. Posso dire? Parliamo persona, di un esempio. Una persona calva, di destra, ha fatto la guerra, vabbè, è il mitico Indro Montanelli. Esatto. Che salutiamo, che doveva venire ospite al podcast. E poi... Vabbè, in pratica, senza fare troppi spoiler, c'è una storia che parla di queste femministe di quinta generazione, quindi ambientate un po' nel futuro, che viaggiano indietro nel tempo per impedire a Montanelli di scoparsi la ragazzina. Questo è in... Per me è la storia più bella. Bellissima. È la storia mia... Eccolo, si è arrabbiato Montanelli. Fantasma di Indro, se di sei tu rompi altri due bicchieri. Sì, sì. Bellissima quella, perché poi cioè, tira in mezzo anche la comicità, sì. E quindi io subito ho pensato. Ma no. Invece la tua storia preferita, se si può dire senza spoiler. È difficile dirla senza spoiler, perché è proprio è quella lì di cui abbiamo parlato. È quella. Allora, è una storia che comunque ha un riferimento cinematografico molto importante, sì. Che è riferito a un fatto storico molto importante. E che dire, c'è Eric di Rossana dentro, quindi non so. Guarda, si capisce tutto da questa cosa. Se in tutte le storie ci fosse dentro Eric di Rossana, esatto. Tutte le storie sarebbero un po' migliori, in effetti. Un po' meglio, sì. Quindi grande, grande intuizione. Comunque ha un'ambientazione storica molto precisa.
No, no, infatti. È un peccato dirlo. È un peccato, dirlo che non dirlo. No, compratelo e leggetelo. Se non vi abbiamo convinto noi, che mi hai letto nel pensiero? Perché stavo proprio per dire abbiamo... Ma è questo però? No, l'altro. No, però questo è l'altro, No, questo non è niente. Questo non è niente, questa è una roba questa tua. Questa è una roba sua, anche di cattivo questo gusto. Questo è per stare a vedere te una cosa. No, questo è... Questo sembra Pollon. Questo è lo sfondo di... È uno snuff movie. Sì. Il modo con cui Indro Montanelli ha convinto la ragazza. Questo esatto. Indro Montanelli è come dipinte le pareti della casa di Indro Montanelli in Africa. Questa nuvola di zucchero filato. Vabbè. E come... Tanto questo lo tagliamo, questi tempi morti noi sicuramente non sicuramente saranno, li tagliamo tutti e li sostituiamo con Rapone che balla con la t-shirt nuova che fa stefanorapone.ideo.tv. Adesso non so qual è il sito. Ma falla vedere bene sta t-shirt, Ste, perché è veramente di classe. Madonna, Ste, questo uso privato del mezzo pubblico, del mezzo pubblico. Ma tipo, pensi di farla solo black? Se ti fa pubblicità, così, come l'originale, anche bianca. Anche bianca. Ma ci sono anche altre poi, Ma c'è proprio una collana. Magari la prossima vengo. Con altre band o con... No, con altri personaggi. Bellissimo. Ah, ok. Il trailer, ci hanno fatto cenno che il trailer è... Non funziona. È morto. Oh. Cioè è stato censurato. Ma no, è andato in onda, facciamo finta che sia andato in onda, sì, così sì, poi lo montiamo. Il video a casa, adesso qua lo montiamo, bello. Ricordiamo, sponsorizzato dalle t-shirt di Rapone. Sì. Mi dispiace perché volevamo fare, capito, l'esclusiva per il pubblico dal vivo, ma Tintoria è anche questo, grosse delusioni. Ma vuoi che te lo rimando, è un problema del file? No, è il programma, vabbè, d'altronde. Vabbè. Questa è l'Italia che avete votato. I programmi si bloccano e l'avete voluto voi, non l'Italia efficiente di prima che è proprio programmi che arrivano in ritardo come i treni. Esatto, adesso forse cominceranno. E quindi bello il fumetto, bellissimo. Fumetto bello, trailer bellissimo. Grazie a tutti. No, allora, io in realtà ho due domande di geografia. No, geografia terribile. No, tu di dove? Agrigento, Sicilia. Sicilia, l'avevo intuito. Tra l'altro vi ho beccato quest'estate, giù ci siamo visti mentre eravate in tour a Caltanissetta. Salutiamo i ragazzi e le ragazze del c'era pure Luca Ravenna. È stato molto bello, siete molto bravi. E vai. Grazie. Era quello che dicevo prima a Daniele, tipo io, voi da meno tempo, però tipo ma Luca Ravenna lo conosco da un sacco di tempo e sono rimasto impressionato, ragazzi, come siete migliorati anno dopo anno, cioè se avete adesso una naturalezza sul palco che è incredibile, siete veramente bravi. E poi soprattutto non siete... Attenzione. Ah ok, basta. Stavo facendo complimenti. No, no, benissimo. No, adesso continua. Grande, stesso. Smettila. Sui complimenti hai tagliato tutto. Ma vuoi abbassare le luci? Io chiedo, però non sono in grado di fare niente. Si vede malissimo anche. Ma perché... È tipo un daguerrotipo dell'Ottocento. Ma questo è il trailer, cioè che si muove questa immagine. È questo, per farlo comprare. Comprate. Oh... E mo si deve spengere la luce. Ci vedete? Vi stiamo in mezzo? Spostiamo. Ho il piacere di presentare un bel libro, La vita della mia ex, che oltre a essere straordinariamente bello è soprattutto straordinariamente un gioiello, intelligente, divertente. Ma veniamo a lui. Ricaviamo questo preziosissimo libro direttamente dalle piantagioni di Edea Brasiliensis per poi lavorarlo nelle nostre linee di produzione dedicate. La vita della mia ex, per assicurare a te e alla tua famiglia i benefici della letteratura. Non ti basta? Fine. Eccolo qua, questo... Molto bello. Se non vi ha convinti a comprarlo questo trailer... Questa puntata all'insegna delle telepromozioni, anche un omaggio a Vanna Marchi, adesso tornata in auge dopo quella straordinaria puntata su Netflix. Ne è valsa la pena.
solo che abbiamo le luci basse, forse abbiamo adesso le luci basse, ma non importa, ma perché in teoria è anche questo, non tanto vedere chi parla e poi devi indovinare chi è che sta parlando. L'importante è l'audio, quindi vabbè. L'importante è l'audio, certo. Vedi, ma sicuro questo è stato mo Rapone al buio, sembra veramente sul buio. Bane di Batman, non no, perché erano spente le luci. Questa maglia poi tra l'altro brilla al buio, quindi si vede solo... No, non è vero. Veramente poi, no, era bello, però forse, vedeva... attenzione, intuizione di Stefano. Capito, quella che brilla al buio per i rave. Che era fai live, vedi solo quello che va di Rapone, bellissimo. Per rave dove Stefano potete trovarlo frequentemente. Certo. Che vende pasticche certo di felicità. Stefano, che stai, ah no, ci stai facendo i complimenti. Scusa, puoi riprendere continuo esattamente se... da... No, è vero ragazzi, cioè, anche voi quando è che seguite questa scena frizzante della stand-up di Roma, un po', no? Cioè, avete visto quanto stanno migliorando loro anno dopo anno? Sono... No? No? No, non, non state migliorando, ragazzi. Questo, era, lo diciamo era, per le persone a casa, la gente si è strappata i capelli, cioè... No, è vero, comunque è vero. E poi ecco, quello che sto dicendo è che la cosa molto interessante è che non siete derivativi tipo dalla stand-up inglese o americana, cioè siete super connotati nella vostra squallida italianità. Non lo sì so, non so, non so come patriottici chiamiamo. Sì, esatto, patriottici. Autarchici. Una comicità autarchica. Sì, sì, sì. Ma mi spiegate sta cosa, perché qua a Roma c'è questa localizzazione, cioè c'è questa cosa del fascismo e dell'antifascismo molto. Tu dici che c'è una cosa del fascismo a Roma? Interessante, bella, bella provocazione. Allora, Gero ha notato questa cosa, ci penso. Proprio stamattina stiamo provando col nostro podcast anche a farla, insomma, a uscire dai confini della romanità. Stiamo provando a portare il duce in tutta Italia. Tutta Italia, ma non solo, anche fuori, diciamo già in Russia. Vabbè, satira. No, però... Era però, una battuta diciamo, di Stefano è anche tornato su vecchie cose, ha fatto uno spettacolo a Berlino che più che uno spettacolo, un TED Talk, potremmo chiamarlo. Credo ci sia un video da qualche parte. Stefano ha chiesto me lo fate in bianco e nero. Sì, sì, era una birreria. Che volevo dire? No, il duce. Vabbè, abbiamo perché vinto. A Roma fa ridere? Abbiamo vinto. Perché fa ridere? Perché, dai, fisicamente fa il ridere. Il duce è buffo. Il duce è buffo. Cioè, se vedi i video del duce è buffo. Ne parlammo quando vennero quelli di Kashmir. Ah. Però i video del duce, cioè lui era ridicolo, stava là e faceva secondo me c'è anche un po' il fascino del proibito, posso un po' dirlo? Peppa Pig. Esatto. Grazie, ottimo. Bene. Anche un po' il fascino del proibito, secondo me. Cioè, capito? Un po' come la bestemmia, cioè quella cosa che se la dici sai che è un po', no? Ma che però a Roma no, cioè secondo me a Roma fa ridere proprio perché in realtà appunto cioè se la dici può essere pure che ci credi, capito? Cioè, cioè borderline. C'è un fondo di verità. Cioè, se vai in un Irish pub può essere che quando fanno no, vive il duce, cos'è? Di vive il duce. È tipo i gay. No, no, che... voglio vedere dove arrivi. Ci stanno, siamo tra noi, no? ho un amico gay. Fascista. Capito? Tu c'hai lui, dice, ma lui c'ha questo atteggiamento, ma può essere. Non è che niente. E tu dici, beh, ma comunque se anche fosse in ogni caso capito? Sono fatti suoi. Cioè. Vabbè, ognuno a casa sua fa quello che esatto, vuole. Certo. Esatto, possono basta anche che sposarsi lo tra loro adesso. Certo. Sì, è vero, è un po' così. Vedi? C'è questa presenza. Si vedeva dagli atteggiamenti che era appunto. Anche da come si vestiva, sì, un po' sì, l'ho capito. E poi non si giudica un libro certo dalla copertina, però insomma, dopo un po' continuava a dire 25 aprile io non festeggio. Tu vedi perché magari gli è successo qualcosa di brutto il 25 aprile, quindi non festeggia. Sì, però forse è quello che poi c'è sta cosa che esiste e fa ridere pure far finta di essere quella persona lì, come con i gay alla fine. Esatto. No, scherzo, amici. No, noi ci siamo anche posti il quesito, ma adesso alla luce delle elezioni che ci sono state, dovremmo forse fare un passo indietro, visto che l'Italia si è posizionata a destra, e dopo neanche un istante di esitazione Stefano ha detto assolutamente no.
è il momento di fare due passi avanti. Certo. Perché adesso più che mai è il momento di fare satira facendo finta il più possibile di sembrare camerati. È così che si sbocca, no, però fa, il cioè, potere. È che fa ridere tutta la retorica che ci sta dietro, no? Cioè, perché comunque è una cosa estremamente seria, o almeno la vivono come una cosa seria, e quindi fa ridere. Certo. No? Certo, questa è quella. Eliana, te, perché tu, per esempio, a Rovigo, anzi a Taglio di Po, dove le paludi, appunto, esatto, sono, che era una zona paludosa e bonificate, sembrava non ci fosse speranza per quel territorio in Italia, e poi come un lampo di luce ha squarciato le nubi. Purtroppo qualcuno ha bonificato e la gente purtroppo ha continuato ad abitare in certi posti e totalmente ostili. Tu sei della provincia di Rovigo, sì. E come viene visto? Sono grati. In realtà non c'è questa grande, non so se è una cosa molto celata, nel senso che la gente se la tiene come segreto, però oddio, c'è qualcuno che c'ha tipo questa aquila in giardino con le ali spiegate, quindi sai, è un chiaro riferimento velato all'ornitologia, capito? Esatto, sì, 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 cioè ci tengono molto alle aquile. Perché magari il Veneto, per esempio, c'ha come estremismo più l'indipendenza, il separatismo. Ma ti voglio chiedere, sì, una cosa, allora, mia ragazza ho è il passaporto, ho il passaporto. Passaporto veneto? Sì, certo, sono arrivata qui. Rovigo, la mia ragazza è veneta, quindi un po' studio il Veneto. Rovigo viene visto, perché lei è provincia di Treviso. Ah, okay, siete visti un po' come il sud del Veneto? Perché siete al sud del Po? Io sto sotto il Po, quindi comunque siete come noi, cioè nel senso. Sì, io andavo geneticamente, allora, terroni. Per io quanto... andavo al liceo a Rovigo, mm-hmm, che è sopra il Po. Che è sopra il Po. Io stavo sotto il Po e quindi, quindi proprio immigrato. La mia vita è stata un inferno. Col gommone che ha attraversato il Po. Esattamente, cioè io comunque ho vissuto quella cosa tipo non si affittano le case ai meridionali, cioè quella e cosa... te le dicevano a te, sì, e sì, tu dicevi no, non sono meridionale, è l'insulto peggiore che si possa fare a un essere umano. Esatto, sì, sì, no, è stato, cioè comunque quella cosa tipo di anche parlare in dialetto e non farsi capire, quella cosa l'ho vissuta abbastanza. Vedi. Poi sono andata a studiare a Bologna. A Bologna però in realtà io ero diventata la veneta per eccellenza, sì, quindi ho vissuto, cioè, quella cosa un po' di crisi di identità, non so chi sono, non so da dove vengo, perché era quella terra di mezzo, per cui per i veneti non sei abbastanza veneta, ma per i bolognesi c'è tutto il razzismo di ritorno verso, esatto, i veneti. Quindi sei razzista, quindi non hai non senti quindi freddo, quindi tu voti Lega, esatto, 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 quindi sì, interessante. Bene. Comunque era palude. Era palude, sì. E poi fu città. Esatto, città. Questo non è un cane, non è un lupo. Non è veneto, non è terrone, sa soltanto. Non è niente. Certo. Vabbè, però alla fine è andata bene. Oh, me la sono cavata. La sei cavata. Sì, sì, anzi, fine... è università della vita questa comunque. Alla fine veneto, cioè tu vivi... Ti identifichi come... ufficialmente sono veneta, però vivo a Bologna, quindi vivi non, a Bologna. Non so come questa... Non so come... Hai tradito. È un crash del sistema. È successo. E come... Scusa. Bologna... Cioè, tu hai fatto l'università a Bologna e poi hai detto rimango qua. Sì. Sì. E quanti anni sono che vivi a Bologna? Allora, in realtà poi sono tornata 3 anni a casa, cioè a casa in Veneto, per veramente capire se volevo abbandonare tutto quel benessere. E dopo 3 anni ho deciso di tornare a Bologna. Quindi recidiva. Esatto, quindi proprio io non ho possibilità di tornare perché... ho deciso di tornare a Bologna e quindi in totale diciamo che sono 12 anni, 10 anni che vivo a Bologna con 3 anni di parentesi nel mezzo. E questa è una cosa di cui avevamo già parlato nel podcast. Bologna in età adulta, soprattutto avendoci fatto l'università. Questo è stato molto utile fare questa parentesi per tornarci da non studente, perché se ci resti
E resti tipo in quella melma, in quelle sabbie mobili che ti tengono dentro tutta quella vita un po' da studente, da... cioè per cui se hai più di 25 anni sei anziano. E quindi tipo andare via e poi tornare mi ha dato modo di rifarmi una vita un po' da persona. Torni con la partita IVA, capito? Esatto, adesso? Sì, da pago le tasse, pago queste cose. E quindi... sì, forse è l'unico modo, perché ho visto insomma chi è rimasto lì e a oltranza è stato, cioè a un certo punto hai bisogno di andartene appunto per riequilibrare un po' questa cosa di vita da studente, vita adulta, e niente, cioè per me ha funzionato così, però... Te ne sei andata studentessa, sei tornata... Sono donna. Tornata persona adulta. Persona sì. Adulta. Tu facevi già cose relative ai fumetti lì, oppure hai studiato altre cose? Ho studiato sempre questa cosa dei fumetti. Ah. Non ne sono mai uscita, sì. Hai quindi fatto ho fatto i fumetti, ho studiato i fumetti, poi sono andata via per fare i fumetti e poi sono tornata per fare i fumetti. Cosa vuol dire ho studiato i fumetti? Allora, ho fatto l'Accademia di Belle Arti e ho fatto il corso di fumetto e illustrazione, che è l'unica accademia pubblica in Italia che ha questo corso, e altrimenti ci sono delle scuole private, però ho fatto l'accademia. E sì, vabbè, c'è questa cultura del fumetto a Bologna molto, che va avanti da molto tempo. E sì, ho fatto questo corso, quindi era... diciamo che ho studiato i fumetti, possiamo dire così. Vedi, e perché... E tu invece? Che cazzo sei? Scusa, come si diventa Gero Arnone? Io ho iniziato a fare questa cosa 4 anni fa. Sì. Perché prima studiavo medicina. Quindi, cioè, di base, se volete sapere se il motto segui il tuo sogno è vero o no, seguite le mie quotazioni da qui a 4 anni. Cioè, se da 4 anni scompaiono nel nulla, fate i dermatologi, perché vuol dire che questa roba non... Era quella la tua strada? No, era questa la mia strada. Nel senso, io volevo fare questo e per un sacco di tempo non ho... Cioè, come dire, sono stato nella logica del vorrei ma non posso. Mi rendevo conto che questo era un ambito lavorativo molto più precario che fare il medico. E quindi avevo un blog. Prima del 2018 avevo un blog dove scrivevo pezzi comici, andava pure bene, che mi ha permesso di conoscere tutte quelle persone di cui vi dicevo, tipo Luca Ravenna, i Pils. Ma è un blog con uno pseudonimo, adesso non esiste non più. Non si dice? Ma non esiste più, quindi sti cazzi. Vabbè. Però capito, io non volevo fare questo, cioè mi rendevo conto che era un ambito di lavoro troppo aleatorio. A un certo punto mi ha scritto via mail Gipi, dicendomi: oh, guarda, tu sei troppo bravo, perché non ci conosciamo? Lui all'epoca abitava ancora a Pisa, adesso vive a Roma, e io non gli ho risposto perché non sapevo chi fosse. Poi ti giuro, poi un mio amico mi ha detto: oh, ma guarda che lui è il king del fumetto in Italia, scrivi, ok, vediamoci. E siamo diventati prima molto amici, adesso siamo veramente fratelli io e Gianni, e a un certo punto lui da nulla mi ha tirato per i capelli dentro questo mondo e abbiamo scritto un film che si chiama Il ragazzo più felice del mondo, che è uscito proprio nel 2018 ed è la prima cosa che io ho fatto, è finito al Festival di Venezia, capito? Quindi io da sottolineare tipo le dispense di medicina mi sono ritrovato tipo nello stesso hotel con Lady Gaga, giuro? No, il momento... Diciamola tutta. No, certo. La storia a cui volevamo arrivare è questa. Esatto. No, allora dico il momento magico. L'unica cosa che mi ricordo di Venezia è che a un certo punto becco nella hall dell'hotel Spike Lee. E diciamola tutta. E in pratica c'era lui, capito, che camminava tutto con sto fare americano, e dietro aveva questo stormo di fregne che erano metà vestite in abito da sera e metà da hostess. Cioè non si capisce per quale motivo. E lui aveva tipo questa specie di maglia da basket, però... dei Knicks. Però è ricca, capito? Cioè quelle che sono fatte apposta per gli eventi di gala. Sì. E io gli faccio, dai Spike. E lui mi fa, fine. Che mito! Che mito! Questo è il mio aneddoto. Una vita di successo. Questa è l'unica cosa che mi ricordo di Venezia.
E niente, poi capito, per promuovere il film faccio sempre con Gipi i corti per Propaganda Live, che vanno meglio nel film perché vanno in televisione e quindi la gente li guarda di più. No, poi faccio il programma di Serena Dandini, quindi capito, cioè è tutta sta roba nel giro di un anno. E poi viene il Covid, quindi, che in realtà per me è stato pure una cosa positiva, perché avevo bisogno un po' di decomprime, perché capito, io non sapevo manco cosa stavo facendo in realtà. Cioè, io mi ricordo che tipo ai miei colleghi del programma della Dandini dicevo: ma c'è qualche libro su cui studiare questo mestiere? che tipo loro uscivano dal centro sperimentale, loro mi dicevano tutti: leggiti Il viaggio dell'eroe di Bogart. Ma, so, sai, ma lo fanno. Sto cazzo di viaggio dell'eroe, capito? Come se fosse, capito? Penso che me l'abbiano consigliato. Tutto. Lo fanno, non serve a niente. Fanno, il viaggio dell'eroe non serve a niente. Sta cosa, tu dici: ma c'è un manuale? Loro dicono: ah, leggi di sto, queste. E tu dici: no, ti ho chiesto un manuale. No, Luca Ravenna, una volta avevo detto, perché stavo scrivendo una roba di sceneggiatura, ha detto: oh, mi serve proprio un manuale tecnico su come si fa la sceneggiatura. E lui ha fatto: leggiti Truffaut e Hitchcock che parlano. Io ho detto: no, però, no, bellissimo libro, roba, però ti ho chiesto, dammi un vademecum, un'altra cosa. Leggiti quello e imparerai tutto quello che c'è da sapere. No, no, non ho imparato niente, ho imparato cosa pensano due grandi menti, non lo so fare. Non è che mo mo faccio come Hitchcock, aspetta. E quindi basta, e niente, e poi per il Covid ho iniziato a fare tipo dei video, ogni tanto ne mandavo qualcuno a Propaganda, altri li mettevo online. Per esempio anche recentemente hai... da un segnale. Guarda che gancio. Anche recentemente, se non sbaglio, hai caricato un video, se vogliamo lo possiamo chiamare di satira, che stiamo per vedere. Ci sarà un altro quarto d'ora, capito? Però quei quarti d'ora ma sono dici, quello che ha reso questo cosa podcast. Ti piace di cosa noi? Ti piace di noi? Adesso però esteticamente parti con me. Questi silenzi. Niente. Ci sto pensando cosa... Aspetta, è arrivato. No, stavo pensando, ah, volevo dirvi che ho letto il fumetto di Stefano Rapone, quello su lui ne ha fatti due. Infatti Stefano poi deve fare un fumetto per esteso, tipo lui ha scritto uno che si chiama Marco Travaglio Zombie, voi lo conoscerete? Ma lo farai? Dove si può acquistare, Stefano? Si può acquistare, sold out. È un bravissimo disegnatore, infatti spingete perché lui faccia il suo fumetto serio. I fumettisti hanno bisogno di qualcuno che li spinga. Esatto. Spingitori di fumettisti. Esatto. Vediamo se... Ah, l'hai detto La Deriva, non leggo la parola. Ah, ok. Guarda Peppa Pig, sta arrivando La Deriva fascista. Opla, fascismo, la prego, riconosca i diritti della mia amica lesbica. Senta signorina, non cominciamo con queste cazzate. Il processo democratico è giunto a compimento. Viva il Duce! Yeah! Voglio andare via da questo maledetto paese. Signorina, con tutto il rispetto, lei sono anni che dice che vuole andare via. Praticamente dopo ogni elezione. Magari invece di lamentarsi su Twitter, poteva parlare 5 minuti con suo padre. Che razza di f***o, maledetto boomer. Signorina, purtroppo voi giovani vivete in un mondo che esiste solo nella vostra testa. Ma finché non mi chiedete posti di lavoro, va bene così. Facciamo una cosa, lei e la sua amica continuate a parlare di diritti civili e io intanto mi accanisco su quel n***o. Oh, bene. Bellissima questa invenzione della deriva fascista, ma come ti vengono? Dove le trovi queste idee pazze? Molto bello. Queste idee pazze. Io dicevo, c'è anche quello con Mattarella che mi piace molto, che sta sulla... Però non l'abbiamo messo nel... Non ce l'abbiamo. Perché tipo io all'inizio facevo video con me che apparivo, quindi erano tipo dei piccoli cortometraggi girati con mezzi di fortuna, col cellulare. Ed era tipo autonarrazione, e però io quando faccio autonarrazione tendo sempre al depressivo andante, ed è una cosa che, cioè, col senno di poi mi ha dato molto fastidio, perché quello che ho capito è che quando uno vuole fare una cosa artistica, tra virgolette, parla della propria depressione, c'è sempre una base di autocompiacimento, e cioè è tipo quelle canzoni di Marrakesh, dove lui dice che è depresso, però ci tiene a dire che non è che è depresso perché è un fallito. Cioè lui comunque c'ha un bordello di cash. Capito? Beh, è tipo la base di tutta... È al top della classifica, però i Rolex non fanno la felicità. Capito? È la base della trap. Esatto, capito? Mentre lui guarda, capito, lo skyline di Milano in compagnia di una bitch. Capito? Cioè, in pratica lui ti sta dicendo...
io sono depresso, ma in realtà ti sta dicendo io sono più profondo di voi, perché io guardo la realtà con occhi più sensibili dei vostri. Beh, il fatto anche di sentirsi depresso nonostante tutto, cioè, ma è una vuol dire perché, che sono più cioè, profondo di... Se lui fosse veramente depresso, quello che dovrebbe dire è che non ha... che non ha... che non riesce a tagliarsi le unghie dei piedi perché pensa che la vita non abbia senso. Oppure che piange quando guarda un concorrente eliminato a Masterchef. Questa è la depressione. Ma è questa la depressione. Quindi tu quando fai autonarrazione ti senti come Marrakesh? Io no, io penso che sto facendo la paraculata. Okay. Capito? Sto facendo la paraculata. Cioè sto dicendo oh, guardate quanto sono romanticamente tormentato e quindi non lo faccio più. Però c'è da dire anche che secondo me in questo libro questa cosa emerge. Tipo il tormento di faccio autonarrazione, ma quanto devo fare autonarrazione, certo, per non essere paraculata? E cioè, questo è quello che ha colpito me per dire ok, cioè io che comunque ho vissuto anche abbastanza tutta un po' la deriva nel fumetto autoriale italiano di questi ultimi anni dell'autobiografia, che è una cosa che non sono mai riuscita a fare. E invece mi piaceva in questo libro il fatto che ci fosse dell'autobiografia, ma con dell'autoironia intrinseca, e secondo me funzionava molto bene per quello. C'è una deriva autobiografica nel fumetto italiano? Sì, sì. Io... no, non lo so. Rivelazione, no, questa sì. Ah, sì. Io non lo so perché cioè, io pure. Cioè, comunque tanti lo fanno, in sì, certi casi. Però... in tanti casi funziona, in tanti boh, per me magari un po' meno. Oddio, maniera... vabbè, adesso mi sto facci due nomi che no, fanno deriva autobiografica male. Gerard None. Va bene. Ma dici in maniera pesante la fa, cioè che a volte magari non c'ho voglia di farmi i cazzi degli altri così, certo. Cioè, però mi capita senza chiederlo e quindi boh. Cioè, non lo so, magari ci vorrebbe tipo una bandella, dico, ti stai per fare i cazzi miei, cioè, non lo so. Ma quindi... e dici che sono sempre cazzi veri o magari sono cazzi? Non lo tipo, so, magari a volte c'è... sti cazzi per dire, guarda, ti sto a raccontare i cazzi miei e poi in realtà... Magari a volte è romanzato, non so quanto sia un aggravante oppure un valore aggiunto, però sì, succede molto spesso. Però... cioè a me piace quando poi c'è dell'autoironia dietro e infatti in questo caso ha funzionato, cioè secondo me funziona per ha questo. Ha funzionato molto bene. Ho una domanda, visto che siete due persone creative, non posso esimermi, non so se sapete che Tintoria è il podcast della legalizzazione. Questo è un podcast che ha l'obiettivo di diffondere l'idea che la legalizzazione delle droghe leggere della cannabis sia una cosa buona e giusta, quindi io prima chiedevo a tutti gli ospiti cosa ne pensi della legalizzazione, però questa domanda non mi dava più soddisfazione perché tutti gli ospiti mi davano la stessa risposta. Quindi la domanda che faccio adesso a tutti quanti è: che rapporto avete, se ce l'avete, con la marijuana? E nel vostro caso posso anche aggiungere se secondo voi c'è una relazione tra uso della marijuana e creatività. Allora, cioè io ho forse sempre evitato questa... cioè mi faceva molto paura il fatto di correlarla alla creatività per paura di non poterne fare a meno. Cioè, e quindi ho sempre evitato l'uso forse in solitaria, diciamo. Quindi sì, in compagnia, tranquillamente, però poi cioè, volevo che le due cose fossero molto distinte per evitare di non riuscire a lavorare senza l'uso. E quindi boh sì, cioè una cosa molto occasionale, slegata, sì, è sì. Una paura molto legittima, perché quando io ho smesso di farmi le canne poi ho dovuto reimparare a scrivere capito, cioè infatti perché... è pesante secondo me, quindi boh ho fatto così. Boh, magari non ha funzionato. Cioè, magari dovrei proprio legarle. Ma puoi provare, succede. Dici adesso disegno, fumi e poi passi due ore a fare. Vediamo. Esatto. E poi però il disegno che viene però nei 5 minuti di benessere. Disegno me stessa messa così, quindi autobiografia, esatto. Tipo no, così. Esatto, bellissimo. Bellissimo. Sì, e sì. Poi così con la fascia sulla occhio ti stai per fare i cazzi esatto, di Eliana quando è fattissima. Fare i cazzi miei.
Ma tipo nel mondo del fumetto, che tu sappia com'è la situazione, cioè per quella che è la tua... Oddio, no. Cazzo, della mai... Digos, capito? Guarda, Stefano è un noto infame. Cioè, non ho mai letto in nel autobiografie, mondo... non ho mai letto qual è la correlazione, quindi non lo non so. C'è lì, no, non viene, nessuno l'ha mai esplicitato. Non viene, no. Omettono questa parte, dici? No, potrebbe no, essere omessa. No, è omessa, sì. Però c'è, secondo te. Oddio, in certi hai casi, visto? Secondo me, sì. Gero, prima che rispondi, volete bere una cosa? Che vedo che hai finito. Ma sì, un'altra birra. Sì. Eliana, tu vuoi qualcosa? Un bicchiere di vino. Di vino. Posso due birre e un calice di vino, Ottavio? Grazie mille. Stefano, non chiediamo. No, io c'ho ancora la birra. Gero, tu. Di prima. Io mi ostino a fumare le canne anche se hanno effetti devastanti sulla mia persona, cioè dovrei smettere, no, però mai quando sto lavorando, cioè so che non hanno un effetto sbagliatissimo sulla creatività. Per quanto possa essere soggettivo, però nel mio caso, cioè, qualunque cosa io penso, creo durante, cioè, se ho fumato non ha alcun valore il giorno dopo, è una roba imbarazzante, tipo, cioè, l'1%... Non hai mai tenuto, non hai mai tenuto niente? No, l'1%, ah. L'1% delle cose sì, però, capito, non è vale. E dentro questo libro? No, zero, questo libro okay. Zero, questo libro completamente, tutto liscio. Tutto Però tipo ad esempio... tutto liscio, benissimo. È pulito, questo libro è pulito. È andato tutto bene. Per colpa delle canne mi sono iscritto a scuola di nuoto perché non so nuotare. Beh, questa cosa l'ho scoperto. Ve lo giuro, è successo... Anch'io non so nuotare. Io ho iniziato tipo 3 settimane fa. Voglio sapere tutto, se ti va di parlarne... No, voglio, però ecco. Allora, in pratica, io quanto. Non so nuotare, che dicono: ah cazzo, ma tu sei siciliano, non sai nuotare, come se in Sicilia tutti saltiamo dagli scogli. Neanche a cagnolino. No, cioè, niente, tipo... io non sapevo fare nulla. Perché non so fare nulla? Perché da piccolo i miei, che non avevano interesse a insegnarmi a nuotare, mi hanno mandato a scuola di nuoto in una piscina durante l'estate e l'istruttore era questo bergamasco di 60 anni all'epoca, che spero sia morto, cioè sicuramente è morto, c'è un altro discorso anagrafico. Adesso invece 104 anni di tintoria. E domani mi fa causa. E in pratica lui era sicuro della Lega, col senno di poi, e lui aveva questo atteggiamento molto militare e bullizzava quelli più deboli tipo me, io non sapevo notare, nel senso che li insultava, cioè perché sta piscina era la piscina di un hotel, che durante la stagione estiva era pieno anche dei turisti che andavano nell'hotel. Quindi lui, per fare lo splendido con le fighe che stavano lì in piscina, bullizzava questi bambini, faceva le battute dei bambini. E a funziona me, proprio. E mi chiamava, ve lo giuro, mi chiamava Gina Lollorigida, ve lo giuro. Perché ero rigido, capito? Cioè, capito, quindi pure un nome da femmina. Immaginati, capito, nell'Agrigento di fine anni 80... con altri bambini così, e quindi ero super traumatizzato da sta cosa. Tra l'altro una cosa che mi ha fatto ridere è che ho raccontato questa cosa tipo ad alcuni miei amici giù in Sicilia quest'estate che sono sceso, e tipo una mia amica ha detto: ma chi quel pezzo di merda di Bergamo? Cioè, quindi lui in realtà aveva traumatizzato una generazione. Ma infatti io quello che mi chiedevo è se questo nome l'aveva dato solamente a te. Non lo so, non lo so. O se lo riutilizzava ogni anno, eccola. Da un lato mi piace pensare che era solo mio, oppure se è un titolo che si parla. Mi piace pensare che fosse solo io. Ma c'erano altri nickname? Cioè, sì, pure... però ammetto che mi ricordo solo, perché io veramente stavo male. Cioè, per me, tipo, andavo 2 volte a settimana ed era veramente il momento più brutto della mia vita. Era come andare al patibolo. Cioè, a me veniva la febbre. Una volta ho vomitato dentro la piscina e lui ha preso. Te lo giuro. Ha preso il vomito con le mani, come si fa bene. Com'è? Cioè, sì, lui, ti giuro, ha preso Gina. Così e l'ha buttato via, esatto. Così. E ho smesso di andare, perché io andavo sempre lì, tipo, potevo avere tipo 9 anni, 8-9 anni, e piangevo sempre. Una volta, e ho smesso di andare perché la madre di un altro bambino ha detto a mia madre: ma non lo vede come soffre? Terribile. E mia madre ha fatto il ruolo della madre, e quindi ha avuto questo trauma per tutta la vita. Cioè, di cui andavo con orgoglio, perché comunque alla fine non è che è una disabilità grossa, cioè che non puoi andare all'acquapark, cioè non è che cambia. Non puoi andare al mare. Beh, però, no, cioè, al mare puoi andare. Anche tu non quello hai fatto quei pomeriggi tipo in cui ti invitavano in piscina, però. No, io stavo fuori. Però, cioè,
te, capito, stavi però... fuori, ma dicendo vabbè, cioè io non ho bisogno di nuotare per essere o come voi. Dove no? Si tocca, lato basso della piscina. Esatto, vai, è bravo, vai dove si tocca come i bambini. Cioè, alla cioè fine, non l'hai però... mai vissuta come essere escluso. Allora sai cos'è? Che se stai con i tuoi amici lo vivi con autoironia e gli racconti questa premessa triste e dicono vabbè lui è quello che ha avuto il trauma eccetera eccetera. Però quindi cioè non mi è mai fregato niente fino a quest'estate che la mia ragazza, sono rimasto in Sicilia molto tempo e la mia ragazza mi ha detto senti dobbiamo andare al mare. Stiamo insieme da un sacco di tempo, tu mi porti al mare, andiamo al mare. E quindi io stavo tipo tutto il tempo sotto l'ombrellone, con accanto sto un ragazzino di 28 anni, un ragazzo di 28 anni che rullava spinelli in maniera ossessiva, capito? Mentre io stavo là e io a un certo punto dico, sai che c'è? Mi faccio due tiri e mi lancio in acqua, sciolto. Bellissimo. E... approccio il morto, cioè prova a fare il morto. È difficilissimo, è la cosa più difficile. Ed ero molto contratto, in effetti ero un po' ginello all'origine. Cioè, dico, cioè in effetti ci aveva ragione lui. Però tipo riesco a fare il morto ed è cioè tu immagini per la prima volta provare questa roba da grande, da adulto ed è tipo un flash totale. Cioè che questa sensazione della che ti manca la forza di gravità. Vabbè, il morto, sapete. Il morto. E quindi dico vaffanculo, torno a Roma e mi iscrivo in piscina e mi sono iscritto nella piscina del mio quartiere di Montesacro, nella piscina comunale e vado tipo il giovedì mattina dalle 9:30 alle 10:30 e siamo io, 7 anziane che fanno acqua gym, 7 anziane, un vecchio con la panza col mio stesso costume comprato da Decathlon 7,90 e una lesbica ex pugile che come per sciogliere i muscoli. Che come rappresentazione democratica, cioè come dire, demografica, secondo me è anche attendibile. Sai che era bello se dopo che uscivi dal mare trovi davanti ad accoglierti Gina Lollobrigida che ti abbracciava. Una visione. In pratica, e io sono, le e mezzo sono quello più scarso di tutti, perché gli altri in realtà sanno nuotare. E quindi a me un po' vengo un po' emarginato dal gruppo e mi mettono in una corsia con una signora che si chiama signora Gabriella. La salutiamo. Che salutiamo, spero non vada questa cosa, che ha 74 anni ed è grassa, e però ha tutti i gadget. lei ha pure quella roba che usano le ginnaste di nuoto sincronizzato, quella per il naso. Meravigliosa, te lo giuro. E la prima cosa che lei mi dice quando entra con me, perché in pratica siamo divisi due per ogni corsia e dentro la corsia c'è un senso ad andare e uno a tornare, quindi uno parte, va avanti e poi parte pure l'altro, e lei quando entra la prima cosa che mi dice è che lei ha una cosa al piede che le fa molto male, che dal nome non si capisce se è una cosa ortopedica o infettiva. Aspettami. Che dici che tutta l'acqua si infetta? È palesemente un fungo che sta... Spina calcaneale. Che, però tu, che dopo me, ho cercato, che dopo medico, no, in realtà non la sapevo. Sono andato a cercare. In pratica è che a livello del tallone ti spunta una protuberanza ossea. In pratica il piede diventa tipo Velociraptor. Cioè, mezzo figo, quindi. Capito? Che ti preme sui nervi e ti dà questo tormento continuo che la disabilita e quindi l'hanno messa con me, capito? In quella corsia. Ma a livello di natatorio, diciamo, è più aerodinamica grazie no, a questa cosa. Allora, lei parte e va speditissima. Lei parte spedita e l'istruttrice mi dice, senti, fai il morto avanti e indietro 5 volte a me e mi dà una specie di salsicciotto blu. Come fai a fare il morto avanti e dietro? Cioè, no, una corrente. No, fai il dorso. È tipo... Ah, il dorso. Fai il dorso, fai il morto che cammina. Però sembrava tipo... Il morto che cammina. Traghettato nell'aldilà. Il morto che ti mette una vela sopra. Ti giuro. Vai, Gero. Autotraghettarsi nell'aldilà. E quindi io... Quindi cioè, fai il morto... E io tipo parto... E io non ho idea di, cioè io non le chiedo all'istruttrice quanto è profonda l'acqua in fondo, capito? Quindi sto in super ansia, però parto, che cazzo c'è la fuga di merda, e mentre parto guardo il tetto e mi rendo conto che sto deviando nell'altro senso di marcia, tipo sai quelle macchine che vanno sul raccordo controromano su Welcome to Favelas, no? Tipo su... E a un certo punto sento che sbatto contro una cosa che è chiaramente la signora Gabriella, che nel frattempo è andata, è tornata,
e lei mi dice una cosa che io non sento perché c'ho l'acqua che mi copre le orecchie, ma al 20% è siamo alle solite. All'80% è sto mongoloide. E ti giuro ci rimango malissimo. Cioè, capito? In un secondo sono ritornato indietro di 30 anni col bergamasco che mi bullizza. E tu non le dici mai io a Stegosauro, ma quante sei vista? E tra l'altro Gina Lollobrigida è molto più carino di mongoloide, capito? Sì, a sto punto si stava meglio. E quindi, però non le ho detto niente, perché cioè, mica posso dire, signora Gabriella, mica mi ha detto mongoloide. Cioè, ma anche perché sai la signora Gabriella è cazzata? Sì, ci ho detto mongoloide, perché che... Vorrei stare attento non perché si dice. Hanno la signora Gabriella ha imparato ad aprire le porte. Che e quindi ho deciso che la prossima volta che vado mi faccio una canna. La signora Gabriella in piedi nello spogliatoio che fa sta chiamando le altre. La signora Gabriella ti prende qui con questo artiglio e ti squarcia tutta la gola. Pensa se lì salutiamo la signora Gabriella, sì, possa avere pietà di noi. Esatto. E comunque fra un paio d'anni sarà le Olimpiadi di nuoto. Capito, no? Io ambisco a diventare il nuovo Paltrinieri, capito? Il nuovo... Tra l'altro Paltrinieri amico del podcast, questo lo possiamo dire. Che avete invitato. Mi ha commentato una volta su Instagram, veramente? Quindi no. Prossimo ospite di Tintoria. Cioè, senz'altro. Gregorio, sei Dio per me. Ti ricordi quella cosa che volevi... No, non mi ricordo. Sai perché non ti ricordi? Perché non c'era. Perché non c'era. Non c'era nulla. Ormai 135 puntate. No, però ti ricordi sì. Invece? Se vuoi poi hai. Abbiamo altre domande sì. Storiche. Esatto. Storiche. Però secondo me non, quella mia non possiamo farla perché secondo me Gero non, tu Dragon Ball non lo copri non avendo letto no, fumetti. No. Però tu forse sì. Io oppure no? Ho visto da piccola, vedevo il cartone, l'anime. Tu te conta questa conta. Qua prova, non ho prova, mai prova, letto prova, manga. Prova. Io non ho mai letto manga. Non hai letto manga? No. Non hai mai letto manga? Come mai? Ti definisci fumettista? Non mi definisco. Non mi sono mai definito. No, non mi definisco. Come? Che leggevi? Io ho cominciato a leggere i fumetti tipo a 20 anni. Ah. Cioè, da piccola leggevo Topolino, sono cresciuta in realtà con mia sorella, che leggeva, ho una sorella di 10 anni più grande di me, leggeva Topolino, lo prendeva tutte le settimane, quindi era quello la mia fonte. Poi saltavo palesemente tutte le storie di Topolino, leggevo solo quelle di Paperino. E, brava. Sì, perché chiaramente... Una scelta, posso dire, di sinistra. Topolino è amico delle guardie comunque sì, storicamente sì. Guardie che noi comunque salutiamo. Cioè, Topolinia insomma cos'era? Basettoni era già un po' più outsider secondo me rispetto a tutti quanti in che senso outsider? Boh, era già un po' più una guardia buona. Sì, esatto, no? Sì. Quella si faceva non avrebbe tanto. Picchiato Stefano Cucchi. Esatto, esatto. L'avrebbe lasciato andare, secondo me. Sì. No. Basettoni no. Manetta sarebbe Basettoni, stato implacato. Forse si sarebbe fatto dare... Manetta senza togliere mazzette. Il sigaro dai denti. Mazzette, dici? Uno che si fa corrompere. Non lo so. Basettoni. Si fa corrompere? Non lo so. Non credo che abbiano mai fatto vedere Basettoni corrotto in Topolino. No. Lui che pie soldi. Dai, macchia nera, non ti preoccupare. Dopotutto chi ha investito? Un'anziana, a nessuno importa. Però loro. Posso dire, pure Paperino diventando Paperinic, bene o male, diventa un po' una guardia anche lui. Però tu dici, si autogestisce. Ma un vigilante quindi... però, capito? È più servizio comunque, d'ordine che guardia. La vera guardia che non è una guardia è Pippo che mangia gli arachidi. Però Super Pippo è un anarchico. Nel senso sta là che non capisce un cazzo. Sì. Con tutto il rispetto per gli anarchici, non voglio dire quello, però il supereroe anarchico è il Super Pippo che è distinto, va, agisce e fa del bene spontaneamente proprio. Però come. Sì, senza rendersene conto. Sì. Che poi come supereroe Super Pippo, no? Cioè, si capisce chi è? Eh sì, è solo Pippo in calzamaglia. È in pigiama. È in pigiama. No, ma
Anche il pigiama, il quello con la anche il nome, capito? Sì, sì. Cioè, Super Pippo, chi sarà mai? Pippo. Ma infatti lui è un eroe proprio secondario, cioè quelle sono proprio storie per il LOL, è come se fossero non canon, sì, le storie di Super Pippo. Anche Paperino, Paperini, chi sarà? Paperini. Poi sono amici, cioè fa troppo ridere. Sì. Oh, siamo migliori amici, siamo identici, però non siamo assolutamente la stessa persona. Però vabbè, comunque, quello ci sta, cioè se non altro la mascherina avanti agli occhi, perché allora pure sì, Superman, cioè neanche quella Pippo effettivamente. Ma i ragazzini oggi leggono ancora Topolino? Come, cioè, io ritengo di sì. Sì, tipo quelli di bambini di 8-9 anni. Chi legge Topolino? Qualcuno? Vabbè, mica loro sono ragazzini, io parlo di quelli di 8-9 anni. Secondo me sì, secondo me Topolino ancora ha tenuto a bordo. Ma quello che mi sono sempre chiesto è, viene scritto per l'Italia? Cioè sono delle storie dagli anni 80 forse Topolino? Penso sì, cioè scritti da italiani. Sì, scritti da italiani per pubblico italiano. Non dagli anni 80? Da dopo? Da prima? Da molto? Io pensavo da inizio anni 80 fino agli anni 60. Lui è un collega. Cioè già dagli anni 60? È per questo stare il pubblico dentro. Dagli anni 60, comunque sì. Sono storie di italiani per italiani. Autarchi. Invece, tipo Archimede, che è? Archimede pitagorico, ricordiamo sempre il cognome di questo personaggio straordinario. Sì. Amico delle guardie o no? Sì. No, lui è... Forse cioè, sì. Lui è solo... Cioè, lui è Enrico Fermi, cioè nel senso... Sì, ha cioè, fatto la bomba atomica, ma lui non, è un senza peso partito. Per lui. È senza capito? Partito. Lui che è la sua mascotte. Che sarà? Cioè, lui è la sempre mascotte, sì, un papera, anatro, cioè sempre il becco. C'è un becco. È lui? Pure Archimede c'è il becco. Sì. Cioè che animale è? Tipo è un... È un... Una cardellino. Cicogna. No, mi piace no. Cicogna, ma c'è il becco piccolo. C'è il becco piccolo Archimede per qualche motivo. Non lo so. Però lui è bellissimo. Cioè, lui è schiacciato dal peso delle sue invenzioni. Che, cioè, anzi, il capitalismo lo costringe a inventare cose che poi hanno sempre dei risvolti pericolosi. Lui è una figura straordinaria, secondo me, molto sottovalutata. Quando hai smesso tu di farti le canne? Invece? Guarda, 4 anni fa, sì. Adesso ogni tanto faccio. Uno, cioè che già se ne faccio due, poi è problematico. E perché hai smesso? Le paranoie, perché subentrano proprio la problematica. Però dopo un po' passa quella cosa. Non voglio. No, non passa. Guarda, ti dico perché non, cioè perché non passa per me. Io mi sono ho continuato a farmi le canne nonostante avessi già le paranoie per 2 anni. Cioè io 2 anni tutti i giorni dicevo: certo, oggi andrà bene. Ah! 2 anni e dopo 2 anni ho detto faccio una vita miserabile, forse devo smettere di vivere preoccupato e col fiatone. E io una cosa che mi ricordo, perché poi quando fai quella vita là, qualunque sia la tua vita strana che stai facendo in un dato momento, poi lo rimuovi. Però io per almeno 3-4 anni della mia vita io non sono mai andato a dormire, che non può essere una cosa sana. Se tu collassi tutte le notti, tutte, ogni notte, devi essere prima di tutto single, perché sennò certo, dopo un po' arriva una ragazza o un ragazzo a chiederti: uè, vuoi venire a sdraiarti? O devi... Però io insomma tanti anni da single mi sono fatto e tanti anni di canne e io ho collassato tutte le notti, cioè non ho mai detto adesso mi metto a letto e dormo, mai successo per anni nella mia vita. Cioè io a un certo punto mi svegliavo. Sì, e non può essere salutare per nessuno. Quindi per, e c'è l'NBA che va avanti e tu, tutta bava, sei seduto al tavolo. Quindi per tanti anni tu non hai usato un pigiama? Tuttora non uso un pigiama. Invece Stefano, tu hai mai fumato una canna? Ma ho fatto dei tiri. Dei tiri. Lo stesso rapporto che ha col calcio. Ogni tanto ho fatto dei tiri. E che effetto ti ha fatto, Stefano? Ma la maggior parte delle volte niente. Poi una volta mi ha fatto un tiro, mi ha fatto male. Male che faceva? Sì, che stavo tipo che Dio muoio. E quindi mangiavo del pane. Perché io forse l'ho fatta a stomaco vuoto, quindi non. E quindi mangiavo pane. Tutta la notte ho mangiato pane. Questa bulimia da pane. Sì, perché pensavo così. La mi ricorda la prima puntata di BoJack Horseman in cui spende $40 di cestini di pane. Tipo. Di pane? Sì. Ah, non mi ricordavo questa cosa del pane. E quindi mangiavo pane
Il giorno dopo sono andato al lavoro, però era ancora così un po' strano così, e mi ricordo una maglia di Bud Spencer, non questa che ho oggi, bellissima, è una maglia con Bud Spencer, lavoravo con, insomma, all'estero, e c'era, salutiamo Bud, che tra l'altro c'è una maglia con Bud Spencer in vendita sul sito, questo è vero, poi lo questo vedete? Lo diciamo casualmente, Stefano sta raccontando questa storia. E c'era il mio capo dell'epoca, che era tedesco, che ha visto Bud Spencer, Bud Spencer, good, cose così, e io ero tipo ancora così, e dico, ma ti pare che devo sta così male e non ho neanche un tozzo di pane in tasca? Per... e quindi ho detto, no, basta, basta, per me la droga finisce qui. Per questo smodato bisogno però di pane è un ottimo spot, sì. per il pane. Certo, chiunque faccia pane. Mangiate ma infatti pane. Qual è il twist? Sì, che sul sito di Stefano potete comprare anche prodotti da forno, sì. Però io continuo sempre a sperare che un giorno Stefano sceglierà un'altra droga che farà per lui e verrà da me e dirà, oh, non sai, sono finito sotto a... Beh, però il pane è una droga. Ma secondo me lui, tipo, fatto di qualcosa è tipo video art, cioè tipo una camera ferma su te. In io tante volte ho sperato di vedere Stefano fatto di qualcosa. Delle droghe buone, no? Delle droghe no, certo. Però non è mai successo. No, ma non accadrà Stefano. Non mai dire mai, perché comunque viviamo in un mondo in cui a 55 anni dici, oh, ma sai che c'è? Una pasticca. Tanto, cioè, una volta quando torni a Bali e dici, no, ma c'era quel film, come si chiama? Forse era Little Miss Sunshine, che c'era il nonno vecchissimo che si faceva di cocaina, perché dice, beh, so vecchio, quello è però una cosa tu che... non ti fare di cocaina. Consiglio, non ti fare di cocaina. No, da vecchio. No, ma fatti le droghe belle, non ti fare le droghe brutte. LSD. No, quella è una cosa che pensavo MDMA, di cioè, fare. Le droghe... Che poi è brutto, menti che me la drogatevi faccio... consapevolmente, però... Cioè no, che poi sembra le droghe belle. Pensa, mi raccomando, state attenti. 90 anni faccio LSD, faccio, no, ho sprecato la mia vita. Solo adesso. No, invece no, perché quelle sono le droghe buone, non sono così. Dici tipo, è andato tutto bene. Cioè, più così, capito? Sì. No. Secondo me. Ma sai che c'è il problema con le droghe? Che se io prendo un medicinale che non va bene, io posso andare dalla casa farmaceutica e dire, ti faccio causa, no? Cioè, se invece abbiamo una droga che non è buona, che vado? Da chi vado? No, però c'è non molto c'è un più... customer care, dice. Non c'è un call center a cui... C'è una chat assistenza clienti. No, però, cioè, se tu ti rivolgi, non è che la compri proprio per strada, ma ti rivolgi a una persona che di lavoro commercia quelle cose, lui ti dice, guarda, vedi che l'ho già capito, l'ho assunta io. A livello legale, cioè, se io voglio un risarcimento, ma no, che posso andare dallo spacciatore? No, ti garantisco... No, in realtà puoi, perché... Poi però devi essere armato, cioè tu puoi fare, quello è un mondo dove ti fai giustizia solo, quindi tu puoi fare tutto in realtà, puoi fare letteralmente tutto, però devi essere più forte di quella persona. Anche se adesso, grazie tipo a queste chat tipo Telegram, ma c'è un'altra che si chiama Wicker, in realtà il sistema dello spaccio tipo anche qua a Roma è super organizzato, una cosa incredibile. Sì. Cioè questo mio amico, non io, cioè, ma ve lo giuro. C'è questo amico che è iscritto a Wicker, c'ha questo spacciatore che ti manda sto messaggio con un menu enorme dove tu puoi comprare dalla cannabis all'MD, la cocaina eccetera eccetera, e lui una volta ha fatto questo acquisto, in pratica lui cioè, come dire, ha comprato qualcosa e l'appuntamento era a Trastevere in una piazza tipo in un cortile, diciamo. In pratica lui è arrivato in questo cortile, c'erano altre persone che stavano lì in attesa che arrivasse la merce, diciamo, ed è arrivato, diciamo, sto ragazzo con un tablet con gli ordini, tipo Giacomo 25, tieni questa cosa qua, Francesco, bellissimo. Cioè, ve lo giuro, questo è come funziona adesso, cioè super organizzato. Diciamo per la privacy, non il massimo. Non è il massimo, capito? Però sono quelle chat, capito, con la doppia cripto qualcosa, capito? Con la criptazione doppia. Sì, sì. Che comunque, io ho fatto delle ricariche post-pay che veramente, ma era troppo meglio stare su Telegram. Che è anche un altro modo per usare NordVPN, questo. Questo lo diciamo, e la vostra connessione non ne risentirà affatto. Basta un click. Basta. Comunque mettiamo il link in sovrappressione anche per acquistare droghe... Esatto. E Stefano, vogliamo fare la... Altra domanda, vai, falla tu, dai.
A proposito di link, mi sono ricordato di dire che se volete il libro è preordinabile sul sito di Minimum Fax. Forse per quando c'è la puntata, il libro ordinabile. Preordinabile. E si intitola La vita della mia ex per come la immagino io, scritto da Gerard Arnone, disegnato da Eliana Bertini per Minimum Fax. Beh, bravissimo, no, bravo. Questo è un plug molto importante, perché adesso vi volevo chiedere una cosa a cui sicuramente vi sarà capitato di pensare. Qual è il miglior dittatore, qual è il vostro dittatore estero preferito? Ho detto estero. Estero. Difficile. Avevo sbagliato a dire qual è il migliore. Sì, 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 il migliore è... Migliore è no, preferito, tra quelli esteri. Ceausescu, perché mi sa di una roba... Cioè, perché mi ricorda un bel periodo della mia vita, Ceausescu. Sì? Che periodo ti ricordi? Non per merito suo, cioè non è che Ceausescu... Cioè, diciamo che, non è, diciamo che è stato la colonna sonora televisiva, cioè nei telegiornali di un periodo in cui giravo con lo scooter, cioè per me ricorda libertà, Ceausescu, io con lo scooter, paradossalmente mi ricorda io, capito, che andavo con l'amico per le strade di, penso tipo stiamo fino agli anni 90, non lo so, sì, secondo me sì, quel periodo là. Sì, là i nostri datisti, andavo... che... fine anni? Anni 80, però c'è stato un momento in cui se ne parlava tipo in maniera insistente anche in Italia. Tu sei informatissima su questa cosa. La mia donna delle pulizie è della Romania e lei mi ha detto, cioè loro sono super a favore della Russia, una cosa che mi ha incredibile. Sì, ah, sì. Sì. Brava. E poi quello che ho scoperto è che l'Ucraina nei confronti di stati come la Romania ha compiuto dei torti in passato, tipo gli ha rubato un pezzo di territorio così. Quindi è una cosa, cioè non che questo sia... Come? No, guarda, ma a Tintoria è un bacio. Ma è una zia... ma è una zia acquisita o... Ah no, allora ci sta. Ok, Ceausescu. Ma quindi cioè, in Romania sono fascisti? Perché anticomunisti. E quindi anticomunisti e quindi se stanno con Putin di conseguenza non percepiscono Putin come comunista. Ci sta questo? Sì, mentre da noi c'è un botto questa cosa. Cioè non che è comunista, sta però tornando la Russia sovietica, un po' sì. Invece la Russia è fascista adesso. Ma questa roba della bomba atomica, cioè di questa minaccia nucleare, come la vivete? Ieri ho visto tipo che era di martedì, hanno fatto proprio vedere, no forse era da Giletti, da domenica, non mi ricordo. Salutiamo Massimo Giletti, Massimo. Sì. Quando ti pare. Quando vuoi tu. Hanno fatto vedere tipo i cosi, cioè una simulazione di come sarebbe. Come sarebbe la bomba atomica con l'aria, sì, sì, no, tipo in 4 minuti, ecco tutto, il diametro, capito? Dei morti. E la cosa bella, no, che facevano tutte le principali città vengono colpite, poi tipo Sud America tranquillissimi, Sudafrica uguale, quindi sappiamo dove pensiamoci, Johannesburg, here comunque I come. Sud America si conferma luogo sicuro per chiunque per tutto puoi andare a fare per chiunque voglia scappare dal suo passato o fare turismo sessuale, cioè. O anche fare turismo sessuale, certo. Quello per cui il sud del mondo alla fine è bello, certo, ma il nord del VPN, questo certo. Tracciamo sempre una linea, certo, tra ciò, certo, che è giusto e ciò che è sbagliato. Invece tu come ti poni sul non dittatore? So se è classificabile dittatore, però se penso... tu lo percepisci come tale, sì. Tito? Mio padre. Tito, salutiamo il maresciallo Tito, per carità. Maresciallo. Perché ce n'è stato uno. Mi ha molto colpito quando qualche anno fa ho visto il museo, cioè c'è il museo sulla Jugoslavia a Belgrado. E c'è questa parte dedicata a Tito, molto importante ovviamente, c'è la sua tomba e c'è tutta questa ala dedicata ai regali che i capi di Stato hanno fatto a Tito quando lui andava in visita nei vari paesi
e c'erano delle robe allucinanti, tipo, vabbè, a parte che c'era in mostra anche la sua carrozza, cioè il suo vagone con cui andava in giro per tutta la Jugoslavia a salutare la gente, tipo quel vagone di Renzi in cui... Renzi e Tito Paz. Renzi e Tito. Vabbè. Vabbè, c'erano tutti questi regali, tipo le ceramiche cinesi, e io lì pensavo, ma se io dovessi mai mettere in mostra tipo i regali che mi, cioè tipo i pigiami di mia zia, cioè, i cuscini con le foto, esatto, sì sì, cioè quelle, le tazze con le foto personalizzate. E quindi boh, cioè, mi ha colpito come questa personalità abbia portato a fare, cioè tutti gli facevano ma sarà che tutti facevano dei regali a tutti e lui però, cioè, c'era questa cosa di questa parte di regali a Tito messi in mostra. Ma, guarda, io quest'estate non sono arrivato fino in Serbia, però sono fatto Croazia, Bosnia e Slovenia. In Croazia e anche un sacco in Bosnia vendono le t-shirt tipo di Tito. No, è ancora considerato, ah, quando c'era in Croazia lui, tantissimo, sì, e anche sì, in Bosnia, sì. E poi gli facevano un sacco di regali perché lui, essendo, diciamo, schierato a est, ma non essendo sotto la cosa sovietica, lui era proprio il tramite. Sì, sì. E quindi sì, lui, tutti i leader occidentali dicevano: oh, Tito è un grande, non sapendo che poi Tito, da bravo dittatore, comunque, certo, faceva, diciamo, casino, cioè ammazzava un proprio po' le persone. Ammazzava un botto di gente. Però sì, grandi regali dei leader, però, grandi europei regali del mondo a Tito, che aveva un debole per le cantanti liriche, gli piaceva farci l'amore e sposarci con loro, sì. Queste sono le cose che so su Josip Broz Tito. Se invece in Giappone c'erano le maglie, mi ricordo, con Bin Laden. Veramente? Wow. Ma sì, tipo come meme? No, perché stavano in fissa aperta, diciamo. Senza commento, c'era la foto di Bin Laden. Ognuno ha i suoi miti. La foto con le torri gemelle, su una c'è scritto Hiroshima, l'altra Nagasaki, e poi sotto tipo X. No, proprio solo Bin Laden, e a volte Bin Laden e Saddam Hussein, ma così, cioè senza contesto. Stupendo. Mi ricorda quando avevo fatto, cioè comunque anch'io avevo fatto un po' un tour dei paesi dei Balcani, e c'era un parco a Mostar, in cui c'era una statua, cioè proprio come se fosse un monumento di Bruce Lee. Bellissimo. C'era Bruce Lee come simbolo di non lo so, per cosa libertà, era, di libertà, forza. E cioè questa cosa, poi mi ero un po' informata, insomma, questa statua era stata messa via per un sacco di anni perché Mostar è divisa fra Croazia e Bosnia, cioè c'è la parte croata e la parte bosniaca, e era stata messa via per un sacco di anni perché se la litigavano, perché Bruce Lee un po' ha questa posa un po' di combattimento, deve essere messo in questa posa cioè se la litigavano tipo deve essere verso di noi, no, deve essere verso di noi, e quindi a un certo punto l'hanno messa, non so in che direzione, però c'è Bruce Lee. Bastava Bruce fare Lee una mossa. Statua di Chuck Norris da mettere dall'altro lato, esatto, certo, e così no, che si sarebbero uniti. Se avessi saputo che a Mostar c'era la statua di Bruce Lee, mi ci sarei fatto la foto. Invece magari non l'aveva ancora tirata fuori, non so, non c'è da tanto. Dove era? Ci sono stato fine agosto. Allora, no, c'era. Ma era un busto? No, è statua intera. Cioè, proprio il busto di Bruce. Un busto di... Togli la parrucca e fa... è il Duce che sta e allora con l'unciago lo vedrei un film lo vedrei domani. Penso che questa puntata abbiamo parlato più, cioè, più del solito questa puntata si è posizionata, sì. E forse, guarda, per ci siamo. Sì, ci siamo. Su questo finale di unione dei popoli. Allora, grazie mille a tutti. Vi chiedo un altro applauso per Gero Arnone e Eliana Albertini. Vi ricordo di comprare il loro fumetto molto bello, che potete trovare ovunque. Dal 21 ottobre in libreria.
e che si intitola naturalmente La vita della mia ex per come la immagino io, e che è bellissimo. Quindi grazie mille nuovo a voi, grazie a Stefano Rapone, grazie a Snodo, ci vediamo la prossima puntata, ciao.